In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Ecco, 42 la su Turchia RTL. è veramente un mosaico, no? È una complessità in sé. È un paese come spesso sono gli ex imperi, non c'è quest'idea di centralità. Noi per anni abbiamo avuto una politica, devo dire, che Io cresce prescindeva da dell'idea questa sinistra, cioè sinistra. voglio dire, noi abbiamo veramente una ramificazione e solidità di rapporti con la Turchia che ci consente anche di dire A apertamente Smirne le non cose, si che sta spiace. veramente piena di energia, ma no? Questo è molto positivo in ogni senso. Era quella fase di transizione dal regime, diciamo, post-Ataturk, quindi ancora con i militari, che poi si apriva alle nuove forme, che poi ha portato al Partito Islamico. Però diciamo, si sentiva moltissimo questa energia, e tuttora direi che si sente. Quindi, secondo me, è un paese che con tutte le sue complessità è veramente per noi Che fondamentale. Ecco, bello. questa è la mia. Lei ha tracciato questa sottile differenza tra il rapporto tra le persone, che alla fine veramente siamo uguali in tutto il mondo, e il rapporto tra i governi. È molto bella questa cosa, perché anche nel campo dell'arte ci sono molti amici della Turchia. Insomma, non esiste Senta, questa una domanda differenza, no? Tra veloce così, ma esiste un reale obiettivo di unità della comunità non sono islamica sicuramente il mondiale? più titolato a farlo. Io nella mia esperienza di paesi islamici, eccetera, quello che apprezzo moltissimo è la diversità all'interno, no? C'è questa aspirazione, chiaramente storica, compagnia bella. Poi all'interno ogni paese è molto fiero delle proprie peculiarità. Quello che vedo sicuramente è un mondo, che vediamo in particolare nel Golfo, no? I paesi del Golfo, che sente di poter e dover contare di più. E quindi, come dire, non è più come in precedenza è stato: compro tutta Londra, compro tutta Roma, cioè era una cosa molto economica e, se vogliamo, anche un po' brutale in un certo senso. Adesso c'è, anche una traduzione politica di questa forza E economica, sicuramente e questo questo sta. che poi è un dato, in realtà, di tutta la politica internazionale, è la velocità, no? Cioè noi vediamo dei cambiamenti che stanno avvenendo nel giro di 2 mesi. Che 3 mesi fa erano insospettabili. Io l'ho visto nel caso della Siria, no? La Siria, fino a qualche mese fa, bandita, stato paria, difesa da solo da Russia e Iran, è tornata la Lega Araba, Assad che gira, eccetera, eccetera. Probabilmente processi che andavano E maturando, dico, ma chi sotto, mai si però sarebbe ecco. immaginato che i due arcinemici, Arabia Saudita e Iran, facessero pace grazie alla Cina, no? Questo è diciamo, l'esempio di come dobbiamo ormai abituarci a un mondo che veramente si sta riconfigurando, no? In termini molto Ciò che veloci. distingue gli umani dagli altri animali è la struttura del cervello, molto articolata, con notevoli doti di neuroplasticità, capace di pensiero creativo, ragionamento astratto, linguaggio e introspezione. Ma sono scomparsi i lavori che durano una vita, ma le professioni e i mercati che hanno acquisito l'abitudine disorientante di apparire dal nulla e svanire nel nulla possono difficilmente essere vissuti come vocazioni, dice sempre Bauman. Ecco, ci parla della Siamo geniali, nel programmazione senso dei che la programmazione vincoli. di vincoli è un metodo per costruire sistemi di supporto decisionale. Cosa vuol dire? Sono dei sistemi che non sostituiscono, ma supportano un esperto umano, un'esperta umana, che nel prendere decisioni più consapevoli, più basate sui dati, basate su evidenze. E quindi, per esempio, costruiamo dei sistemi in qualche modo che partono dai dati, partono dalla Il primo coscienza degli settore è sicuramente esperti. quello della salute. L'intelligenza artificiale nel 2015 circa, nel campo della visione artificiale, che vuol dire vedere all'interno di un'immagine che cosa contiene un'immagine, riconoscere all'interno di un'immagine gli oggetti contenuti in questa immagine o in un video, ha raggiunto quella che si chiama superhuman performance. Vuol dire che è una macchina, diciamo, di intelligenza artificiale più brava di un essere umano a capire il contenuto di un'immagine. Questo è successo nel 2015. Che cosa ce ne facciamo in campo medico? Beh, immaginatevi, per esempio, tutte le immagini mediche: TAC, risonanze magnetiche, Però perché sono difficili radiografie. questi sistemi da modellare? Perché
noi li chiamiamo sistemi sociotecnici, vuol dire che hanno da una parte delle infrastrutture artificiali, hanno la rete, non so, elettrica, oppure la rete della mobilità, le strade, i semafori, eccetera. Ma dall'altra parte, quindi impattano sull'ambiente, impattano sul sistema economico, eccetera, ma dall'altra parte lì dentro ci sono le persone. E quindi modellare le dinamiche umane, le dinamiche sociali è tutt'altro. L'ultima cosa, però, la velocità di cui parlava prima il collega, ovviamente è mostruosa. In questo momento l'intelligenza artificiale sta andando ad una velocità che neanche noi che ci lavoriamo riusciamo in qualche modo a seguire. Quindi è veramente una corsa contro il tempo per riuscire da una parte a conoscere tutti i nuovi risultati che ogni settimana vengono prodotti, ma dall'altra anche a regolamentarle questi risultati, perché ovviamente l'intelligenza artificiale va regolamentata, perché è una tecnologia che sta diventando molto potente, molto pervasiva, e quindi può avere degli impatti straordinari sulla nostra società, ma ovviamente anche dei rischi. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.